Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la maratona Donne e Lavoro dell'8 marzo, naturalmente una maratona piuttosto importante, soprattutto in un momento così drammatico per l'Europa, in particolar modo per le donne ucraine e per tutte le donne in guerra, guerra indesiderata, guerra che loro ovviamente non hanno scelto. Noi faremo il punto, come sempre, su alcune tematiche piuttosto importanti, l'istruzione, soprattutto anche l'istruzione STEM dal punto di vista femminile, la disoccupazione femminile, l'occupazione femminile che è leggermente migliorata e soprattutto alcune leggi normative, anzi alcune normative, scusate, che appunto prevede la parità salariale, perché anche questo problema esiste in Italia e non soltanto, anche in Europa. Ho il piacere a dare la benvenuta a Vital Bazzolini, giurista e scrittrice. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi di nuovo quest'anno per fare il punto della situazione. Grazie, grazie a voi dell'invito e grazie di questa bella iniziativa di cui siete promotori. Ecco, innanzitutto le chiedo, abbiamo visto nel corso ovviamente la nostra diretta i numeri sull'occupazione femminile, poi tra poco le mostreremo a breve di nuovo, stiamo vedendo netto miglioramento, ciò nonostante rimane comunque il tasso di differenza tra l'occupazione femminile e quella maschile, lascia desiderare, diciamo. Ecco, a suo avviso, qual è il motivo, cioè la base di questo gap tra uomo e donna? Allora, diciamo subito che non è soltanto appunto il gap fra l'occupazione maschile e quella femminile. Gli ultimi dati Istat ci danno appunto un quadro migliore rispetto a quello del passato. Siamo a un 50,3% per le donne contro circa il 68% di occupazione maschile, ma dobbiamo anche dire che l'Italia, nonostante questo miglioramento, ha comunque un tasso di occupazione molto inferiore rispetto al resto di Europa. Infatti la media europea di occupazione femminile è pari a oltre il 63%, quindi siamo comunque nettamente al di sotto. E se guardiamo al sud, e questo ce lo dice un report dell'Ufficio Studi di Confindustria, al sud la situazione è ancora peggiore, perché ci sono delle regioni, per esempio mi viene in mente la Calabria, dove il tasso di occupazione femminile è al 33%. Ora, i motivi sono vari. Da un lato l'Istat ci dice che il carico di lavoro, di cura domestica, quindi bambini, anziani, disabili, grava sulle donne, e grava per una percentuale del 67%, quindi la gran maggioranza, e a ciò si accompagna una carenza di asili nido, quindi strutture per l'infanzia e più in generale infrastrutture sociali. Ora, queste sono le cause più importanti e cause che andiamo denunciando da tempo. Con il PNRR ci dovrebbero essere degli investimenti proprio in questi settori, infatti è previsto uno stanziamento di 4,6 miliardi proprio per questo tipo di sia appunto asili nido, scuole per fasce di età anche superiori. Però che cosa dobbiamo dire? Questo è un traguardo che consentirà all'Italia probabilmente di arrivare alla percentuale fissata dall'Europa nel 2002, quindi al 33% di copertura, mentre ci sono paesi che già, come per esempio Francia o Spagna, che hanno già raggiunto una percentuale di copertura di asili nido pari al 50% appunto nel 2019, quindi comunque l'Italia sarà nettamente al di sotto. Ora noi dobbiamo pensare, ecco, questo è un altro punto che non è ben specificato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e cioè che esistono delle disparità fra zone d'Italia. Per esempio, noi abbiamo una copertura di asili nido di circa il 43% in alcune regioni del nord Italia, il che vuol dire che 43 bambini su 100 hanno un posto in un asilo nido, e invece una copertura di poco più del 10%, ad esempio in Campania, cioè solo 10 bambini.
su 100 possano andare all'asilo nido. E questo chiaramente poi si ripercuote sul tasso di occupazione femminile, quindi torniamo al punto per cui dove maggiore è la copertura di strutture per l'infanzia, ci sono più donne che lavorano. Quindi intervenire su questo sarebbe essenziale per consentire l'aumento del tasso di occupazione femminile, che poi si traduce automaticamente in un aumento del PIL, e sappiamo quanto ce ne sarebbe bisogno. Assolutamente sì, poi tra poco andremo a vedere anche qualche altra statistica, c'è anche il problema della natalità naturalmente. Innanzitutto le volevo chiedere se secondo lei bisogna fare diciamo un cambio piuttosto importante nel campo dell'istruzione e soprattutto indirizzare anche le donne, in questo caso le ragazzine, verso le materie STEM, che sono probabilmente quelle che troveranno diciamo un sbocco lavorativo più importante nei prossimi decenni. Certo, questo è molto importante, infatti sono previsti anche degli incentivi, ultimamente previsti degli incentivi normativamente, proprio per favorire la scelta di questo tipo di materie, che chiaramente consente di avere delle prospettive lavorative migliori e poi anche più in là, dopo la conclusione degli studi, un lavoro più qualificato. Sotto questo profilo dobbiamo anche dire, ecco, che per quanto attiene agli studi c'è un rapporto presentato recentemente da Alma Laurea, che è un'associazione interuniversitaria, che fa presente come nonostante le donne abbiano dei risultati molto migliori rispetto a quelli degli uomini durante il percorso universitario e si laureino anche con dei voti più alti e soprattutto anche concludano più donne rispetto agli uomini in percentuale proprio l'intero percorso universitario, ciò nonostante comunque a 5 anni dal conseguimento del titolo di studio abbiamo una percentuale di occupazione maschile maggiore, circa il 91,5% contro l'85% delle donne, e soprattutto un divario retributivo molto ampio, pari a circa il 20%, un divario retributivo che addirittura aumenta in presenza di figli. E questo fa appunto capire come, nonostante i migliori risultati conseguiti dalle donne nel corso di studio, poi la famiglia e i figli siano sempre un fattore penalizzante. Però qui dobbiamo anche fare attenzione, e cioè il fatto che le materie STEM appunto sono quelle che oggi garantiscono un accesso, anche un maggior accesso al lavoro e un accesso anche a un miglior lavoro. Quindi al di là del fattore penalizzazione, e questo l'abbiamo detto appunto anche per la mancanza proprio delle infrastrutture necessarie, e dobbiamo anche dire che forse una parte di questo divario è dato dal tipo di facoltà che scelgono le donne, che hanno poi come sbocco dei lavori retribuiti meno di quelli che sono scelti da un maggior numero di uomini, che sono appunto quelli relativi a chi proviene da materie scientifiche, ingegneristiche o altro. Quindi sicuramente intervenire anche su questo tipo di scelta universitaria può poi consentire un miglioramento anche nelle prospettive lavorative e quindi attenuare il divario oggi esistente. Ecco, prima di andare a vedere alcune normative in particolar modo che cercano di migliorare soprattutto la parità salariale tra uomo e donna, che c'è ancora questa differenza, volevo chiedere semplicemente un parere, un accenno a tutto ciò che ci mostrano i dati sulla natalità in Italia. Questa è la variazione nascite del 2020 sul 2019, la situazione è decisamente peggiorata anche diciamo nelle regioni come
per esempio potrebbe essere la Lombardia, dove ecco, di solito dovrebbero esserci, diciamo, più aiuti e soprattutto anche una regione con più opportunità di lavoro anche dal punto di vista femminile. Le chiedo qual è a suo avviso il motivo per cui, diciamo, le donne sono sempre più, scusate, riluttanti a fare dei figli. C'è da qualche parte il problema del lavoro, magari che si entra sul mercato del lavoro un po' più tardi, il pagamento che magari non è soddisfacente e non se lo possono permettere, o insomma è una mentalità del tutto italiana? Perché ci tengo a ribadire che l'Italia è il paese messo peggio sotto questo aspetto all'interno dell'Unione Europea. Certo, ma allora intanto in questo crollo proprio verticale della natalità dobbiamo anche un attimo contestualizzare il tutto, quindi si riferisce all'anno 2020, quindi all'anno dello scoppio della pandemia, e dobbiamo anche pensare che si è trattato di un anno in cui si è perso molto lavoro femminile, perché i settori più colpiti sono stati proprio settori a più alta occupazione femminile, appunto, e questo chiaramente ha portato a rivedere delle scelte di vita. Quindi se già comunque avevamo assistito negli anni precedenti a un calo delle nascite determinato da tutti i fattori che ci siamo detti prima, e quindi una maggiore difficoltà delle donne nel cercare un lavoro, una mancanza di strutture per l'infanzia, sicuramente c'è stato da ultimo, quindi 2020-2021, uno stato di incertezza determinato proprio dalla pandemia e la perdita di posti di lavoro, che quindi appunto hanno portato a delle scelte tali da contenere i consumi, e i consumi sono anche quelli che sono poi dettati da una famiglia, dall'ingresso di figli in una famiglia. Quindi per l'anno scorso e per quest'anno dobbiamo purtroppo aspettarci questo tipo di trend che va a peggiorare una situazione che appunto era già in atto, una situazione determinata soprattutto, ripeto, dalla mancanza di scuole per l'infanzia, asili nido, perché in Italia, se andiamo a vedere le comunicazioni che vengono date all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, vediamo che in questa comunicazione debbono essere anche indicate le cause per cui si lascia il lavoro. Per le donne, per la gran parte, una abbondante maggioranza, è dato proprio dalla difficoltà di conciliare la famiglia con il lavoro, mancanza di strutture a supporto. Quindi ecco, torniamo sempre al medesimo punto. Il problema è che prima accennavo appunto a questo grande investimento che verrà fatto per il tramite del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma la data in cui questi 265.000 posti in più saranno creati è il 2025, quindi comunque è una scadenza che sembra vicina, ma data la drammaticità della situazione per il calo delle nascite, che poi ha una serie di impatti sul sistema retributivo. Ricordiamoci sempre che le pensioni attuali sono pagate a chi sta in pensione da chi attualmente lavora. Se la platea delle persone che lavorano, e quindi dei giovani, diminuisce, questo determina un problema di sostenibilità del sistema pensionistico, cioè non ci saranno un numero sufficiente di persone che pagheranno dei contributi che poi potranno consentire di pagare le pensioni invece di chi non lavora più. Quindi ecco, qui sto andando un po' più in là, ma è solo per far capire a chi ci ascolta qual è anche l'impatto concreto di questo calo di natalità, che non è soltanto un'idea romantica, ma anche delle conseguenze negative proprio sul sistema paese. Ecco, chiedo alla regia gentilmente invece cartello 2, giusto per vedere un altro aspetto che vorrei, di cui vorrei parlare con lei. Stiamo vedendo il gender pay gap in Italia nel 2021 al 5%.
Ecco, vorrei precisare di nuovo per tutti quelli che ci stanno raggiungendo in diretta solo ora, comunque il numero è 4,7%, noi abbiamo deciso di arrotondare al 5%, vedete poi ovviamente il resto dei dati, secondo alcuni dati sono di Eurostat, altri di alcuni report della Consob. Intanto le chiedo quali sono le nuove misure legislative, perché credo che ci sono delle novità importanti ancora da novembre 2021 sulla parità di genere e soprattutto sulla parità salariale, regole che immagino per cui si è combattuto veramente, veramente tanto. Ecco, le chiedo, diciamo, di fare il punto sulla situazione legislativa in termini di Sì, norme. ecco, è molto importante. Abbiamo avuto delle importanti novità. A parte una, ecco, faccio presente, questa non è una vera e propria novità normativa, però la vorrei segnalare, che sta cominciando ad entrare nell'esame delle analisi che fa il legislatore, l'analisi di impatto di genere. Cosa vuol dire? Quando si fa una nuova legge, si va a verificare. Se ne verificano gli impatti futuri, se ne valutano le conseguenze che potrà avere, si fa una particolare valutazione sull'impatto che quella legge potrà avere proprio in ambito femminile. Per noi sarebbe una novità, sta cominciando ad entrare in alcune leggi discusse dal Parlamento e dovrebbe essere da parte del governo un impegno per tutte appunto le normative di iniziativa governativa fare preventivamente questo tipo di valutazione ex ante. Ma a parte questo, le misure normative riguardano delle modifiche al codice delle pari, al cosiddetto codice delle pari opportunità, che è una legge del 2006, e riguardano da un lato un rapporto che deve essere redatto dalle aziende che abbiano almeno 50 dipendenti, proprio sulla situazione distinta per sesso riguardo ai propri dipendenti, quindi circa le differenze retributive di inquadramento, di appunto inquadramento delle mansioni e tutti gli altri profili lavorativi che possono appunto indurre una differenziazione dei divari fra i generi. E si tratta di informazioni che vanno rese in questo rapporto, che poi è reso pubblico, e quindi con questo sistema di trasparenza praticamente si accende un faro sulle politiche aziendali per verificare se siano adeguate rispetto alla, quindi tali da colmare i divari di genere esistenti nell'impresa. C'è poi un'altra misura che è la cosiddetta certificazione di parità, che è stata introdotta proprio per dare attuazione a quanto previsto nel PNRR, che ha appunto la parità di genere come obiettivo trasversale, e che appunto vuole attestare la presenza in azienda di politiche attive per ridurre i divari di genere. E nel momento in cui viene conseguita, consente anche di avere degli sgravi retributivi, e quindi c'è questi sgravi che sono tali proprio da incentivare l'adozione di buone pratiche, quindi pratiche tali da ridurre i divari. Parliamo sempre di stipendio, partecipazione alle scelte dell'azienda. E quindi anche in questo caso si vuole accendere un focus su tutto ciò che può creare delle disparità. È molto importante, un'altra cosa, è stato introdotto il concetto di discriminazione sempre nell'ambito delle attività aziendali, e cioè intendendo per discriminazione tutto ciò che possa penalizzare il lavoratore o la lavoratrice, appunto in ragione del genere, della situazione di paternità o di maternità, di un'eventuale gravidanza. Ed è molto importante perché è estesa, tutto ciò di cui abbiamo parlato, è esteso non soltanto al lavoratore o alla lavoratrice, ma anche a chi si candidi al lavoro. Quindi
Praticamente si tratta di tutte quelle pratiche che possono penalizzare una persona per le scelte di vita, quindi penalizzarla per quanto attiene al lavoro. E poi infine abbiamo un'altra novità che è stata appunto introdotta con il PNRR, che è la cosiddetta clausola di condizionalità. Praticamente per tutti gli appalti che sono derivanti da investimenti, dalla realizzazione di opere nell'ambito del PNRR, l'occupazione aggiuntiva dovrà essere destinata per il 30% ai giovani under 36 e alle donne. E si tratta poi di una clausola che viene proprio inserita nei contratti e che è appunto condizione perché una impresa possa aggiudicarsi l'appalto relativo appunto alla realizzazione di opere previste dal PNRR. Ora, tutto questo è molto bello, dovremo vedere come sarà implementato in concreto e Certo. che risultati potrà dare. Ecco, allora, le chiedo un'ultimissima domanda proprio in un flash prima di andare in pausa pubblicitaria, un proposito per le donne nel 2022, soprattutto in questo momento molto molto delicato per l'Europa. Ma sì, il proposito è quello, noi stiamo vedendo delle donne che stanno combattendo in Eh sì. senso materiale, in senso concreto. Io credo che questo sia un esempio per cui ciascuna di noi, ciascuna donna, che già deve operare nel proprio piccolo, abbiamo visto in condizioni, non siamo in condizioni di guerra, ma comunque in condizioni di difficoltà nel riuscire a conciliare tutto, ecco, che ciascuna di noi si impegni nel proprio combattimento quotidiano, nel portare a casa degli obiettivi, nel conseguire degli obiettivi, piccoli o grandi che siano, e che riusciamo sempre ad avere la forza e la determinazione, per riuscire a conseguirli e non mollare mai. Grazie mille, grazie per essere stata con noi Vitalba Zollini, giurista e scrittrice. Alla prossima occasione, nel frattempo, buona festa alle donne, buon 8 marzo e buon proseguimento. Grazie a voi tutti, buon 8 marzo.